due parole per presentare questo premio che può apparire come un brutto, e lo è in effetti perché, come sapete, i premi Nobel non prevedono un premio per la matematica. Questo premio, vedete il logo, quel volto stilizzato di Abel, adesso dico chi è stato scritto dal re di Norvegia e viene assegnato ogni anno. Dicevo che l'Abel Prize, o il norvegese Abel Prize, è un premio che è stato istituito una decina di anni fa, vi dirò poi la data esatta, dal re di Norvegia, e viene assegnato a un eminente matematico straniero. Straniero vuol dire non norvegese. È stato istituito nel 2002 dall'Accademia Norvegese delle Scienze, Scienze e Lettere, in memoria del matematico norvegese Nils Henrik Abel, nato nel 1802, morto giovanissimo a soli 27 anni nel 1829, istituito appunto in occasione del bicentenario della nascita di questo francobollo che è stato emesso dalle poste norvegesi, per ricordarlo. Abel è uno dei tanti giovani geni matematici comparsi come una meteora e scomparsi quasi altrettanto rapidamente dopo non essere stati compresi dall'establishment ufficiale scientifico dell'epoca. È famoso per due motivi: uno, per essere coautore con il nostro Paolo Ruffini del cosiddetto teorema di Ruffini-Abel, che dice che le equazioni algebriche generali di grado superiore al quarto non sono risolubili per radicali, e per avere fondato la teoria delle funzioni abeliane e degli integrali abeliani, che è stata una teoria fondamentale che ha influenzato lo sviluppo di tutta la matematica nel corso dell'Ottocento e ha ispirato tra l'altro l'opera di un gigante come Bernard Riemann, di cui parleremo fra poco anche. Il premio è stato istituito per cercare di creare un corrispettivo del Nobel, in quanto questa disciplina non era compresa fra quelle ricordate nel testamento di Nobel. Non vi dico i motivi per i quali, secondo i matematici, non è stato istituito, insomma, ne parleremo per magari un'altra volta. Ecco, da quando è stato istituito viene considerato l'equivalente del Nobel, cioè il Nobel per la matematica. Il Nobel per la matematica, e questo premio è amministrato dall'Accademia Norvegese di Scienze e Lettere, che ne affida la selezione dei candidati a nome dei vincitori alla Commissione Internazionale di 5 membri che vengono eletti ogni 2 anni. Il premio è inferiore al Nobel, ma comunque sempre piuttosto interessante, perché lo vince perché è dato un corona norvegese, insomma, equivale a circa 800.000 euro. Ecco, la nostra Accademia si vanta di avere fra i suoi soci stranieri un vincitore del premio Abel, anzi il primo vincitore del premio Abel, che è appunto Jean-Pierre Serre, nostro socio straniero dal 2010, e sentiremo parlare di lui anche nel seguito di questo mio intervento. Serra è professore emerito di algebra e geometria nel Collège de France, medaglia Fields nel 54, premio Balzan nell'85, premio Steele nel 95, premio Wolf nel 2000, premio Abel nel 2003. È uno dei giganti della matematica del secolo scorso. Ecco, qui io ho elencato i vincitori. Innanzitutto Jean-Pierre Serre, come dicevo. Serre è un geometra algebrico, teorico dei numeri, topologo algebrico. Attia e Singer, topologia differenziale, K-teoria. Peter Max, che invece è un matematico applicato, teorico, modelli matematici, equazioni e derivate parziali. Lennart Carleson è uno svedese specialista di teoria dei numeri analitica,
antica. Srinivas Varadhan è un probabilista indiano. John Rick Thompson e Jacques Titz sono stati premiati per quella che è considerata la più lunga dimostrazione matematica che sia mai stata scritta, circa 3500 pagine a stampa, che consiste appunto nel dimostrare, insomma, nella classificazione dei gruppi primitivi, dei gruppi semplici infiniti. Impresa piuttosto colossale anche dal punto di vista proprio del peso che avrà della dimostrazione. Gromov è un russo che ha studiato rapporti fra geometria algebrica e fisica teorica. John Tate è un americano, professore a Harvard per molti anni, teorico dei numeri e studioso di geometria aritmetica. Milnor, famosissimo americano, anche lui, fondatore della topologia differenziale moderna. Semerelli, ne abbiamo parlato l'anno scorso, è uno specialista di matematica combinatoria, e poi appunto quest'anno c'è stato quello che vedremo fra poco. Se guardate questa lista, noterete che le varie commissioni che sono succedute hanno sapientemente alternato matematica pura, teorica, astratta, con applicazioni, legami anche con altre discipline, in particolare la fisica. Ecco, il premio Abel 2013 è stato assegnato a Pierre Deligne, matematico di origine belga, professore emerito all'Institute for Advanced Study di Princeton. Prima di dirvi la motivazione del premio, Deligne è stato un ragazzo prodigio. Fin da quando avevo 8-10 anni ha dato prova di eccezionali capacità matematiche. È stato affidato a matematici belgi che lo hanno fatto laureare che avesse 16-17 anni, e poi ha però trascorso tutta la sua vita in istituti di ricerca. Non ha mai insegnato in università, è stato a lungo al cosiddetto IHS, l'Istituto di Ostetrica Scientifica di Bourg-sur-Yvette, alla periferia sud di Parigi, e poi all'Istituto di Princeton, dove attualmente è come professore di diritto. La motivazione del premio è questa: per i suoi contributi fondamentali alla geometria algebrica e per il loro impatto trasformativo sulla teoria dei numeri, sulla teoria della rappresentazione e sui campi correlati. Quindi siamo di nuovo nell'empireo della matematica, dove l'aria è ultra rarefatta e dove si studiano gli aspetti più astratti e più avanzati di questa disciplina. Deligne non ha avuto un maestro vero e proprio, anche se all'IHS lui è cresciuto sotto l'influenza del mitico Alexandre Grothendieck, che è stato matematico di grandissima levatura, politico più geniale della seconda metà del secolo scorso, ritiratosi dalla matematica attiva quando aveva poco più di 40 anni, nel 1970, poi scomparso in, qualcuno dice, un monastero tibetano. Altri lo hanno visto a Montpellier, in una comune agricola, insomma, non se ne è più sentito parlare ufficialmente, ma comunque grandissimo, grandissimo e genialissimo matematico. Ecco, Deligne è membro onorario della Moscow Mathematical Society, London Mathematical Society, membro straniero onorario dell'American Philosophical Society, membro straniero della Royal Swedish Academy of Sciences. E è soprattutto conosciuto, ed è questo il motivo principale per cui gli è stato assegnato il premio Abel, non solo, però è il principale, per aver dimostrato nel 1973, a poco più di 30 anni, la congettura di Weyl sugli zeri della funzione zeta, delle funzioni zeta, che gli è valsa la medaglia Fields, come sapete la massima onorificenza per matematici di età inferiore ai 40 anni, nel 78. Il premio Crawford insieme a Grothendieck, il suo maestro,
nel 1988. Ecco, la medaglia Fields è questa, sono poche in circolazione, pochi matematici l'hanno vinta, sono due o quattro anni a partire dal 1900, diciamo dal 50, nel 1936, poi dal 50, e diciamo sulla sinistra c'è il verso della medaglia che dice congregati ex toto orbe matematici ob insignia opera attribuire, e dall'altra parte c'è Archimede, il grande matematico dell'antichità, con una scritta un po' chiederemo poi a questo Gianotti di tradurre, nessuno è mai riuscito a capire esattamente che cosa volesse dire. Ecco. Che cosa sono queste congetture di Weyl per cui Deligny ha vinto la medaglia Fields e poi gli è stato assegnato il premio Hubble? Ecco, bisogna partire da quella che a tutt'oggi è considerata la più importante congettura non dimostrata della matematica, quella che tutti i matematici sognano di poter dimostrare, appunto l'ipotesi di Riemann. Bernhard Riemann è stato un grande matematico tedesco della prima metà dell'Ottocento, nato nel 1826, morto nel 1866, a soli 40 anni, e sepolto tra l'altro sulle rive della Maggiore a Selaska, che è una frazione di Verbania. Se andate a Selaska, nel piccolo cimitero accanto alla chiesa, è ancora murata nel muro di fianco all'ingresso la lapide in gotico che ricorda appunto che lì è stato sepolto questo grandissimo matematico. Soffriva di tisi, era andato a Pisa a passare l'inverno sperando di trovare il caldo, invece fece un freddo terribile, l'anno gelò l'inverno e sulla via del ritorno verso Bottiga morì appunto sulle rive del Lago Maggiore, Pisa, dove c'era il suo grande amico Betti, che è stato un matematico italiano importante, non morì di Betti, sono importanti in antropologia geologica. Allora, questa ipotesi di Riemann dice che la parte reale di ogni radice non banale della funzione z, cioè la parte reale uguale a un metro, allora questa funzione z si costruisce in questo modo: si considera z di s la somma della serie delle inverse e le potenze s degli interi, dei numeri naturali, no? serie molto note, molto famose, no? E poi si estende questa funzione su tutta il piano complesso per diciamo, estensione analitica. E l'ipotesi di Riemann dice appunto che i zeri non banali sono quelli zeri banali, insomma quelli non banali hanno tutti parte reale uguale a un mezzo. Questa funzione di Riemann ha un andamento un po' strano, insomma, su queste, stati fatti molti calcoli su questi zeri, sono stati provati, insomma, tantissimi sono lì, ma ancora nessuno è riuscito a trovare, a dimostrare che tutti i zeri sono su questa retta. L'ipotesi di Riemann a oggi non è dimostrata e neppure sono in circolazione idee che possano far presumere che possa essere dimostrata in tempi ragionevolmente brevi. Ecco, cosa sono le congetture di Weyl? Congetture di Weyl che sono dovute a un famoso matematico francese, André Weyl, nato nel 1906, morto a Princeton, a Parigi, morto a Princeton nel 1998, che era professore all'Institut. Weyl è stato un personaggio molto, molto notevole, uno dei fondatori del gruppo Bourbaki, personalità molto difficile, con un altissimo tasso di autostima, e fra i matematici francesi circola il racconto che quando fu ricevuto da De Gaulle, che gli aveva consegnato qualche premio, De Gaulle gli disse: sono lieto di salutare in lei il più grande matematico francese vivente. Lui gli interruppe e gli chiede: francese vivente? Ecco, però oltre ad avere una grande autostima di
se stesso, era anche un grandissimo matematico, uno dei fondatori del gruppo Lorghi. Tra l'altro la sorella è la famosa scrittrice del filosofo Simone Weil. Allora, André Weil nel 1949, che è saltato un nome, 1949, enunciò le sue celebri congetture, sono abituato a dire che cosa sono, ma la più profonda di queste congetture è conosciuta come l'ipotesi di Riemann per le varietà proiettive lisce definite sotto un corpo finito. L'ipotesi di Riemann vale per il piano complesso, quindi sulla sfera reale, quindi definita su un corpo complesso o reale di caratteristica zero e infinito. Esistono dei corpi finiti di caratteristica positiva e diciamo questa congettura di Weil, l'ultima, la più difficile, la più importante, è l'equivalente dell'ipotesi di Riemann per questi particolari corpi. E fu dimostrato appunto nel 1973 da Pierre Deligne in maniera abbastanza inaspettata. In particolare Grothendieck era convinto che sarebbe caduta come una pera matura una volta che fossero state dimostrate quelle che lui chiamava le sue congetture standard, che poi in realtà però non sono mai state dimostrate, anche oggi si pensa che non siano completamente vere. E invece Deligne riuscì a dimostrarla con un tour de force notevole, e qui c'è una testimonianza di Luc Illusy che racconta come è venuto a sapere della dimostrazione della congettura di Weil. Dice Illusy: erano 40 anni fa all'IHS in una bella giornata di giugno. Dopo il pranzo, Deligne aveva annunciato con una voce dolce, con la sua piccola punta d'accento belga caratteristico: ho dimostrato la congettura di Weil. Sì, ho spiegato il punto chiave a Ser, ed è rimasto convinto. Non potevo crederci. In quell'epoca la congettura di Weil, cioè l'ultima delle congetture di Weil, detta a volte anche ipotesi di Riemann per i corpi finiti, riguardante gli autovalori degli endomorfismi di Frobenius sulla topologia ellagica delle varietà proiettive lisce su un corpo finito di caratteristica diversa da L, apparteneva al regno delle cose inaccessibili. E in effetti appunto fu una bomba nel mondo matematico, e nessuno si sarebbe mai aspettato che si potesse dimostrare questa congettura di Weil se non attraverso ulteriori gruppi studi, e tantomeno l'avrebbe dimostrato Deligne, che era ancora un giovane matematico ancora poco conosciuto. Ecco, però la sua carriera non è finita lì. Nel 1973 ci sono altri risultati importanti che sono ricordati nella motivazione. Deligne ha definito la struttura di Hodge mista per le varietà singolari non compatte, ha fatto contributi fondamentali alla teoria dei fasci perversi, che non ho tempo per spiegarvi cosa sono, ma insomma sono una cosa abbastanza divertente per dirlo, teoria dei fasci perversi, estensione a dimensioni superiori del ventunesimo problema di Hilbert, uno dei famosi problemi che Hilbert denunciò, problemi del secolo che denunciò nel 1900 al congresso internazionale dei matematici di Parigi, e irriducibilità e compattezza dello spazio dei moduli convergenti di un genere citato, in collaborazione con David Mazzo, che tra l'altro vi ricordo è il Mazzo dei soci stranieri della nostra accademia, che lui eccolo qua, lo conoscete, è venuto in visita l'anno scorso all'Accademia quando è stato all'università per la consegna della laurea honoris causa in matematica. Ecco, Deligne è una persona piuttosto schiva, è un po' del genere Lagrange, non è quello che insomma, è piuttosto schiva, e però dotato di un umor piuttosto sottile e divertente, io l'ho conosciuto bene, insomma, una persona notevole. Speriamo che venga a visitare la nostra accademia in tempi prossimamente. E l'allora re del meglio Alberto II, non c'è un altro che Alberto II ha indicato, ma insomma Alberto II, quando colpì la medaglia, cioè, l'hanno
Visconte. Allora, come tutti i Visconti, De Ligne doveva scegliersi uno stemma, e lo stemma che lui ha scelto, ecco, rappresenta un dodecaedro con sotto tre galline che ricordano la filastrocca, una filastrocca che cantano i bambini francesi, quando tre galline vanno ai campi, la prima va davanti. E l'ultima frase, cioè la prima va davanti, è stata scelta da, è una fotologia, non so perché quello va davanti, no? È stata scelta da dire che De Ligne ha una concezione formalistica della matematica, convinta che la matematica sia soltanto una serie di tautologie, cioè sia niente da scoprire, semplicemente sono tautologie, si è messo una dopo l'altra, che portano ai risultati, sono di quelli che altri pensano in maniera diversa, e comunque lo stemma è molto divertente. Eccolo qua, ecco, vedete che c'è il dodecaedro sulla cima, poi c'è una corona, un miliare, un'altra cosa, ci sono le tre galline e c'è scritto la première va davanti, cioè la prima va davanti. Allora io gli ho scritto, quando ho saputo del premio Abel, gli ho detto: guarda, spero che tu possa venire a Torino, se viene a Torino andiamo, però di sicuro a cena le tre galline. Il ristorante che si è molto fatto, insomma, uno che ha uno stemma da un miliare con sopra tre galline.